trovavamo sul lido libero, la spiaggia libera, e in 2-3 secondi abbiamo visto il pullman che si è travolto. Sono corso subito sul posto a vedere cosa era successo, era una situazione bruttissima, c'erano dei bambini all'interno del pullman. Io personalmente con l'estintore ho dato una mano perché sembrava ci fosse una perdita di benzina e quindi con l'estintore cercavo di tamponare quella che poteva essere una perdita. Qualcun altro ha dato una mano a estrarre l'autista sicuramente, che è stato il primo a essere estratto. Una scena bruttissima. Avete estratto qualcuno voi da... Sì, l'autista che era rimasto con la gamba sotto al paraurto dell'autobus, che è uscito, secondo me uscendo dal parabrezza è rimasto incastrato sotto al paraurto. Prima a essere estratto è stato l'autista e poi credo successivamente sia l'unica vittima per adesso del disastro. E un bambino è stato estratto, la madre sembra stia bene, insomma, purtroppo sono stati attimi pesanti dove un po' tutti poi mi hanno risentito, ovviamente la spiaggia si è spopolata dopo almeno un quarto d'ora, 20 minuti. Paura, panico, tutti quanti, i bambini che strillavano, non siamo andati via subito che noi eravamo qui, nel lato estremo. La cosa è successa dall'altra parte. Quasi tutti hanno visto la scena proprio in tempo reale, quindi hanno visto l'autobus che precipitava giù, quindi non si è pensato assolutamente alla fine. Siamo accorsi in parecchi, ovviamente c'era molta confusione, quindi c'era anche gente che era in traccia, i soccorsi che sono stati abbastanza tempestivi. Io personalmente con l'estintore ho dato una mano perché sembrava ci fosse una perdita di benzina e quindi con l'estintore cercavo di tamponare quella che poteva essere una perdita. Qualcun altro ha dato una mano a estrarre l'autista sicuramente, che è stato il primo a essere estratto. Io sono corso subito sul posto a vedere cosa era successo, era una situazione bruttissima, c'erano dei bambini all'interno del pullman, persone anziane, diciamo sulle 17-18 persone, allucinante, non si può dire come era la zona, diciamo con una prevalenza della strada di 30 metri, la botta è stata forte, quindi si vede dalla struttura dello stabilimento. Sono corso subito perché c'era la spiaggia piena di gente, guardavano tutti verso di là, abbiamo visto una nuvola di polvere e subito sono corso sul posto. Tutti coscienti? Tutti coscienti, sì. Frenate, non ci sono stati rumori strani se non quello del punto.